vuole giudicare il suo governo, che si qualifica come governo tecnico, sui fatti e non sulle intenzioni. Lei aveva assicurato rigore ed equità nei provvedimenti che avrebbe proposto al Parlamento ed anche tagli ai costi e agli sprechi della politica, lotta all'evasione fiscale, azioni per lo sviluppo anche attraverso le liberalizzazioni. Ad oggi, per giudicarla, abbiamo alle spalle la manovra economica di dicembre e questo decreto cosiddetto mille proroghe. Sui tagli ai costi della politica abbiamo visto poco fino ad oggi. Non voglio parlare di quelli degli organi costituzionali, perché mi risponderebbe giustamente che lei non ha poteri di intervento. Ma, signor Presidente, i vitalizi dei consiglieri regionali costano agli italiani circa 1 miliardo di euro all'anno. Restiamo in attesa del suo intervento. Abbiamo appreso di un suo provvedimento sulle auto blu a disposizione delle pubbliche amministrazioni che, secondo il precedente ministro per la funzione pubblica, costavano ai contribuenti circa 4 miliardi all'anno. Non vediamo alcun cambiamento reale. Le avevamo proposto il loro blocco, salvo casi limitati, con sanzioni di danno erariale in caso di abuso. Restiamo in attesa di un suo intervento. Chi compie un atto di liberalità a favore delle associazioni caritatevoli può detrarre ai fini fiscali l'importo sino a 2.063 euro. Se lo fa a favore di un partito politico, fino a 102.000 euro. Restiamo in attesa di un suo intervento, Presidente. C'è una legge, denominata legge Mancia, finanziata con 150 milioni di euro, una legge inguardabile che consente la distribuzione clientelare di pochi euro, appunto una mancia, secondo indicazioni dei singoli deputati. Restiamo in attesa del suo intervento, Presidente. Esistono in Italia 7.000 società partecipate dagli enti locali, spesso costituite solo per creare nuovi posti a favore della politica. Sono 25.000 consiglieri di amministrazione di queste società e costano svariati miliardi all'anno di euro. Le abbiamo proposto, in attesa di smantellare il sistema, di far cessare i consigli di amministrazione con la nomina di un amministratore unico, con un risparmio di un paio di miliardi di euro all'anno. Restiamo in attesa del suo intervento, Presidente. Esistono in Italia 8.000 enti locali che sono altrettanti centri di spesa. Alcuni sono di dimensioni così ridotte da assolvere i servizi generali obbligatori in modo del tutto antieconomico. Noi dell'Italia dei Valori le abbiamo proposto di rendere obbligatoria l'unione tra comuni senza cancellarne l'identità, in modo da raggiungere la soglia minima di 20.000 cittadini amministrati. Restiamo in attesa del suo intervento, Presidente. In una situazione economica così grave, noi d'Italia dei Valori troviamo che spendere 18 miliardi, sia pure nel lasso di un lungo tempo, per acquistare 135 cacciabombardieri, confliga con la ragionevolezza, anche perché nel bilancio dello Stato vi è una spesa previsione di spesa di 1 miliardo all'anno per i prossimi anni. Non sembra che il suo Ministro della Difesa la pensi allo stesso modo. Restiamo in attesa del suo intervento, Presidente. In Italia l'evasione fiscale ha evidenze scandalose, come dimostrano anche le recenti azioni dimostrative di controllo sul territorio. Le abbiamo proposto, finora senza successo, e lo faremo anche con una nostra mozione, interventi di vera guerra all'evasione, anche con l'applicazione della legge antimafia, la confisca dei beni, ai beni emersi e mai dichiarati, inclusi immobili e patrimoni nascosti in società di comodo. Basta con l'ipergarantismo solo nei confronti di evasori e corruttori. Restiamo in attesa del suo intervento, Presidente. Finora l'unica vera azione da lei intrapresa sul piano interno, a parte la lodevole ricostruzione di un'immagine di serietà e affidabilità del nostro Paese sul piano internazionale, è stata quella di chiedere enormi sacrifici ai soliti, ai pensionati, ai lavoratori, alle famiglie, alla classe media. E quando abbiamo sperato nel mille proroghe di mitigare alcune situazioni di grande difficoltà, come quelle dei lavoratori precoci e dei cosiddetti esodati, la risposta è stata davvero deludente. Troppi lavoratori ormai vicinissimi al traguardo della pensione e non più in grado di trovare un lavoro ne sono rimasti esclusi. Restiamo in attesa del suo intervento, Presidente.
Più in generale, signor Presidente, da un governo tecnico ci si aspetta che faccia le sue proposte e le tenga ferme, dicendo no a modifiche inaccettabili e lasciando alla responsabilità delle forze politiche di fronte al Paese interventi di bassa politica a favore della casta o delle corporazioni o a favore di interventi microsettoriali o clientelari. Un governo tecnico, signor Presidente, non può e non deve dire sì a una sorta di condono per i partiti che si erano dimenticati di chiedere i rimborsi elettorali, come è stato fatto in questo mille proroghe. Un governo tecnico, signor Presidente, non può e non deve dire sì a norme salvacasta politica, cioè norme che vanno ad esclusivo vantaggio della politica, dei partiti o di coloro che vi vivono. È sempre più inaccettabile, di fronte alle obiezioni che provengono dalla società civile, alle obiezioni che provengono dai cittadini, che sono giustamente arrabbiati per provvedimenti per i quali la casta politica si salva sempre. Un governo tecnico, signor Presidente, non può e non deve dire sì alla disapplicazione di una legge di 2 anni fa che stabilisce che tutti gli enti che ricevono sovvenzioni o usufruiscono di interventi e di contributi da parte dello Stato devono trasformare in onorifiche le cariche dei loro consiglieri di amministrazione. In molti casi si tratta ancora di un favore alla politica, non a questione di strutture operative, ma funzioni di generica rappresentanza dell'ente, ad esempio per gli enti parco e per gli ATO. Un governo tecnico, signor Presidente, non può e non deve dire sì a provvedimenti che rinviano la riduzione della spesa per le federazioni sportive e delle discipline sportive associate iscritte al CONI e che in base alla legge vigente avrebbero dovuto trasformare in onorifiche quelle cariche al fine di ridurre i costi degli apparati amministrativi. E non importa se c'è un limite di 2 milioni di euro, 2 milioni di euro non sono un'inezia. Un governo tecnico, signor Presidente, non può e non deve dire sì a un intervento senza porre limitazioni precise che permette di continuare a spendere del denaro per le opere necessarie alla creazione delle prefetture in alcune province di nuova istituzione. È incomprensibile perché il governo, giustamente, noi lo appoggeremo fino in fondo, ha avviato un percorso che finalmente dovrebbe portare all'abolizione delle province. Lo dico nella giornata in cui, con ulteriore spreco di denaro pubblico che la Corte dei Conti dovrebbe valutare, le province hanno acquistato spazi a pagamento sui giornali italiani per dire ai cittadini che loro non costano più di un caffè, fingendo di dimenticarsi che il risparmio della loro abolizione non sta nei 200 milioni dell'indennità degli amministratori, che comunque è tanto denaro, ma nel costo degli apparati burocratici a loro supporto che costano qualche miliardo di euro all'anno. Un governo tecnico, signor Presidente, non può e non deve dire sì ad un rinvio della norma che obbligherebbe entro l'anno i piccoli comuni a riunirsi in unioni per la gestione di almeno 6 funzioni fondamentali. Anche da questo obbligo ne sarebbero conseguiti risparmi di finanza pubblica. Un governo tecnico, signor Presidente, non può e non deve dire sì ad interventi di natura assolutamente clientelare, marchette politiche le definirei, come un contributo di 500.000 euro all'anno per 2 anni al comune di Pietralcina perché è luogo di pellegrinaggio. Molti altri comuni potrebbero pretenderlo con lo stesso diritto. Un governo tecnico, signor Presidente, non può e non deve dire sì alla proroga di condoni fiscali come quello sulle liti pendenti. I condoni sono sempre atto che produce nuova evasione e che è altamente diseducativo. E non basta il ravvedimento operoso sull'altra vergogna, e cioè il condono per i manifesti abusivi, un altro regalo alla casta, fatto e poi per fortuna tolto. Un governo tecnico, signor Presidente, che dice sì agli interventi di cui ho testé dato cronaca, non può che trovare il no del gruppo d'Italia dei Valori al provvedimento. Grazie.